Христос народився, славімо Його. Cristo è nato, lodiamolo. È il saluto e l'augurio tipico della tradizione ucraina per le feste di Natale che iniziano il 7 gennaio. E in occasione di questa importante ricorrenza, il cardinale arcivescovo ha fatto visita alla numerosa comunità ucraina al termine della solenne divina liturgia natalizia celebrata dal rettore della chiesa bizantina di San Michele dei Leprosetti, padre Andrii Zhiburski. Come ha ricordato padre Andrii, sotto le due torri risiedono circa 3.000 ucraini. La maggior parte di quelli che provengono dalla zona occidentale del paese appartengono alla Chiesa greco-cattolica, mentre un'altra parte appartiene alle tre chiese ortodosse del paese. Le famiglie complete di genitori e figli a Bologna sono pochissime e la maggior parte dei membri della comunità sono donne, madri di famiglia e nonne, costrette dalla situazione economica a vivere lontani dai loro congiunti. Padre Andrii ha espresso profonda gratitudine all'arcivescovo per avere assegnato agli ucraini la Chiesa dei Leprosetti, che con la sua collocazione centralissima nel cuore di Bologna ha contribuito non poco alla vitalità della comunità. Al cardinale è stato fatto indossare un omophorion, paramento bizantino tipico del vescovo, che ricorda la pecorella portata sulle spalle da Cristo Buon Pastore, di cui il vescovo è immagine. Grazie, ha detto padre Andrii all'arcivescovo, per aver voluto prendere anche la comunità ucraina sulle sue spalle. Nel suo breve discorso il cardinale ha ricordato come fin da bambino a scuola aveva imparato dalle maestre che l'Ucraina è il granaio d'Europa per la vastità e la fertilità delle sue terre. Il Natale che celebrate oggi, ha detto ancora, è il granaio di Dio perché ci ha donato Cristo, il pane del cielo. È proprio la forza di questo pane che ha dato a tanti ucraini il coraggio di sostenere le grandi difficoltà del periodo sovietico. L'arcivescovo si è detto molto soddisfatto per la bellezza della chiesa di San Michele e per la vivacità della comunità ucraina bolognese e ha incoraggiato padre Andrii a proseguire con generosità il suo impegno sia a Bologna che a Cento.